Ciao bella gente, benvenuti nel mio canale. Io sono Amale e oggi voglio parlarvi delle costruzioni delle unghie. Dunque, io ho le unghie molto, 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 molto fine, ma da sempre mi si spezzavano e quindi ho deciso di fare la costruzione delle unghie. Le facevo in Italia, l'ho fatta per tantissimi anni e niente, quando mi sono trasferita qua a Valencia 5 anni fa, allora ho cominciato ad andare, ma ho cominciato a fare il smalto semipermanente. Ho fatto la costruzione credo 2 volte, non di più. Ho smesso perché ho scoperto, sto sudando di brutto, ho scoperto che qua non c'è una legge che obbliga la sterilizzazione dei materiali che utilizzano e quindi ho smesso del tutto. Ho comprato i materiali, ho cominciato a fare le unghie in casa. Io li faccio già da quasi 3 anni, perché prima me li faceva un'amica mia, la Yami, la mia adorata Yami, e me li faceva nel mio locale, però mi faceva solo lo smalto semipermanente, che non mi durava niente, perché sempre le mani nell'acqua ovviamente spariva dopo 2 o 3 giorni, quindi mi sono stufata e ho deciso di imparare da sola a fare le costruzioni delle unghie. Una parte me l'ha insegnata lei perché lei faceva le costruzioni in Italia e un'altra provando una volta, 2 volte, 3 volte, oramai prendete la mano, è molto più facile. Dunque io ci metto all'incirca 2 ore a farli e allora ho cominciato a farli perché ho scoperto questi gel qua. Io ne ho due perché questo sta finendo e questo mi è arrivato. L'ho comprati da Amazon e il costo sul 6 euro, 7 euro, 8 euro, dipende anche. Ci sono anche dei kit che costano 3 euro e tardano un pochettino nell'arrivo, però se voi non avete fretta, non importa, aspettate. Comunque, ho cominciato a fare questa cosa qua. Questo qua è facilissimo da fare, molto facile. Se sono riuscita io, ce la fate tutte. Dunque, cosa vi serve? Vi serve il gel, questo qua. Fondamentale sono i tip, perché mettete proprio il gel e lo mettete sui tip, le attaccate sulle unghie e fate la costruzione. Comunque vi lascerò dopo al video tutorial. Vi servono le lime e vi servono una lampada. Io avevo comprato un kit dove c'era la lampada, la lima, ci sono i tip, c'erano altre cose. L'ho pagato pochissimo, tipo 15 euro, qualcosa del genere. Io l'ho sottovalutata perché ho detto: ma sì, dai, è una piccolina, anche se non funziona bene, non importa. Non è vero, ce l'ho da 3 anni, funziona benissimo, sono contentissima di questa piccolina, funziona veramente bene. Comunque, e cosa vi serve ancora? Vi serve un base coat e un top coat. Il primer. Questo, il primer, è una specie di acido che va bene, opacizza le unghie per cominciare col trattamento. Comunque, questo qua l'ho comprato da Amazon all'incirca con 8 euro. E poi vi lascio a voi la scelta dei colori. Io adoro i colori accesi, mi piace o di tutto, o dei brillantini. Ho provato diverse marche. Questa marca qua, non so se la vedete bene, questa qua è un kit che costa all'incirca sui 6-7 euro. Potete scegliere che colore volete. Io ho questa marca qua, ho questa marca qua, così, questa marca qua. Ho preso anche l'opacizzante, perché quando finite l'opaco, quando finite lo smalto, finite il trattamento e non li volete lucide, ma li volete più opaco il colore, questo qua funziona benissimo, questo gel qua. Che questi ho, questa marca qua, perché a ogni marca ne ho comprati tipo, a ogni marca ci sono dentro 5-6 colori, ne ho comprati diversi. C'ho il fondamentale, c'ho il bianco e il nero, e poi c'ho il neutro, il nude, che mi piace tantissimo, come vedete qua. Adesso le unghie ce le ho in questo modo, ma nel video le vedete in un modo diverso, però comunque a me il nude piace tantissimo. Poi brillantini, cose, cioè lascio a voi la scelta del colore che volete, dipende dalla vostra personalità, dal vostro carattere, come lo volete voi. A me piacciono i colorati, mi piace il verde, il giallo, il blu, mi piacciono i colori, mi danno vita, mi danno carica nella mia vita. Comunque, vi lascio al video tutorial. Thank you.
dovete mettere il primer, lasciarlo passare nella lampada per 30 secondi e mettete il base coat e la lasciate anche quella per 30 o 60 secondi. Adesso prendo il gel, un pezzettino, li metto su le tip e dovrei usare un pennellino bagnato. Dovete usare il pennellino che sia bagnato con l'acetone, così non rimane il gel attaccato al pennellino. Mi raccomando, quando mettete il gel sull'unghia cercate sempre che non ci siano bollicine nel gel, che prende la forma corretta dell'unghia. Adesso limiamo il tutto bene per prendere la forma e la lunghezza che noi vogliamo. Come vedete, io cambio solo esclusivamente le unghie che sono spezzate o sono rotte o sono un pochettino rigate che non mi piacciono, cambio solo quello, non cambio tutte alla mano, tutte le unghie, tutta la costruzione, cambio solo quelle che sono rotte, perché se no ci metto 3 anni a farle. Dopo che abbiamo limato tutto, abbiamo preparato le unghie e tutto il resto, niente. Dopodiché passiamo un po' di cotone con l'acetone, puliamo bene le unghie e basta. Ci mettiamo un'altra volta la base coat su tutte le unghie e passarle tutte alla lampada, sotto la lampada per 30 secondi, così si asciuga, e cominciamo con mettere la parte più divertente, quella di scegliere i colori, tutto il resto. We'll be right back.
La gente, spero che vi è piaciuto come faccio le costruzioni delle unghie a casa. I prodotti l'avete visti, io l'ho comprato, ho comprato tutto da santo Amazon, tutto. Voi potete andare dai cinesi, che ci sono altre possibilità non so, come il pennellino, le cosine per fare le decorazioni, fare qua, fare di là, potete scegliere come volete. Se andate a fare le costruzioni delle unghie, ad esempio in Italia, costano minimo 30 euro, 35 euro, qua costa 20, la costruzione e il ritocco 15 euro. Qua è più economico, però non sterilizzano i materiali, sinceramente io non me la sento per niente, non conosco nessun estetista italiana, quindi niente, ho cominciato a fare le cose a casa, a parte che a me proprio piace fare tutti i trattamenti fatti in casa, perché mi piacciono, mi piace provare cose nuove. Comunque, grazie mille, grazie di avermi seguita, e mi raccomando, seguitemi sul mio canale YouTube, seguitemi, scrivete giù per favore, e grazie che mi seguite, che mi segue, per qualsiasi argomento, qualsiasi richiesta, qualsiasi tipo di cosa che volete che vi parlo, mi scrivete sotto, mi fa molto 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 piacere, e niente, alla prossima, ciao bella gente!